fai pure col telefono mio che glielo devo mandare da venire. Ah? L'ho già fatto, non ti preoccupare. Sto facendo il video. Io te le mando le foto, non ti preoccupare. Mando le foto. Basta. Un po' meglio. Abbiamo davanti l'anno lentiniano, deve servire
per imparare da lui a vivere da cristiani e da sacerdoti dietro a Gesù, riconosciuto come tutto per la nostra esistenza. Noi il signor Sindaco e anche i suoi collaboratori. E lo vogliamo fare come diocesi, andando oltre l'aurea, perché la diocesi intera possa apprendere da questo santo sacerdote il metodo della vita, il metodo della sequela a Cristo. E noi 10 anni fa, Monsignor Moret, a cui va il nostro saluto ovviamente, Monsignor Moret fece fare una peregrinazione delle reliquie nelle varie parrocchie. Quest'anno vogliamo chiedere alle parrocchie di recarsi in pellegrinaggio qui. Il Lendini 10 anni fa ha visitato le nostre parrocchie quest'anno vi cambieranno la visita, gentili quali sono, vi cambieranno la visita e venendo in pellegrinaggio sulla tomba del Beato Domenico Lendini. Ecco, la Santa Messa che celebriamo e che il Monsignor Trucci presiede vuole essere proprio l'inno di lode al Signore, perché è innanzitutto un dono del Signore, la vita e la testimonianza dei Lendini, e vuole essere un momento di preghiera per noi, per essere discepoli del Signore, mettendoci anche alla sequela di Domenico Lendini. Il Signore ci assista e ci proteggerà. Fino per grazia di Dio e della sede apostolica, vescovo di Tursi d'Agonego. Ricorrendo il 12 ottobre 2017, il 20° anniversario della beatificazione del venerabile Domenico Lendini, sacerdote esemplare e testimone generoso della carità di Cristo, dando voce al comune sentire del popolo di Dio che è in Tursi d'Agonego, indico dal 12 ottobre 2017 al 12 ottobre 2018 per tutta la diocesi di Tursi d'Agonego un anno dedicato all'approfondimento della vita, dell'insegnamento e della testimonianza evangelica del Beato Domenico Lendini. Sarà un anno durante il quale ci metteremo alla scuola di un uomo autentico e di un sacerdote zelante che ha preso sul serio Gesù Cristo e il suo messaggio, trovando in lui le ragioni della sua vita e della sua missione. Un anno di intensa preghiera e di profonda riflessione per imparare dal Beato a dare forma eucaristica alla nostra vita e a stare nel territorio con lo sguardo della fede per saperne riconoscere le esigenze e valorizzare le potenzialità. Un anno scandito da importanti appuntamenti spirituali e pastorali, con il coinvolgimento attivo di tutta la comunità diocesana. Siamo chiamati a metterci alla sua scuola per amare e seguire Gesù Cristo, riconoscendolo nei poveri, servendolo nei giovani e adorandolo nell'Eucarestia, per stare nella Chiesa con cuore docile e servirla con abnegazione fedele, corrispondendo con verità alla nostra vocazione umana e cristiana. La Vergine Maria, teneramente amata e devotamente venerata da Don Domenico Lendini, ci accompagni nel cammino e ci insegni a contemplare con adorante stupore il volto del Figlio, perché anche per noi possa essere il nostro bene, il nostro tesoro, il nostro tutto. Si invitano i parroci, gli amministratori parrocchiali, i vicari parrocchiali, i cappellani, i sacerdoti superiori di case religiose e con annessa chiesa aperta al pubblico di rendere noto tale decreto al termine di una delle messe domenicali del 15 ottobre 2017. Il presente decreto ha validità unicamente per l'anno sopraindicato. Dato a Tursi dalla sede vescovile il 6 ottobre 2017, firmato Vincenzo Carmine Orofino Vescovo, Don Antonio Zaccara, Cancelliere Vescovile. Signore,
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea, predicando il Vangelo di Dio, e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, mentre riassettavano le reti. Li chiamò, ed essi, lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, lo seguirono. Parola del Signore. Che questo è il tempo della misericordia.
misericordia et misera, che sottintende quell'incontro bellissimo di Gesù con l'adultera, l'espressione è di Sant'Agostino, che dice: quando gli accusatori critici si sono allontanati, sono rimasti la misericordia e la misera, cioè Gesù e la donna, piena di vergogna e certamente anche di tanto pentito. Ed è questa l'immagine che dobbiamo avere di Dio, che si è voluto nel Figlio suo incarnare. Gesù, Dio è la ricchezza, Dio è il bene, Dio è il tutto. E che significava? E davanti a Dio tesoro noi abbiamo poco, davanti alla ricchezza noi siamo poveri. Questo ha fatto di lui il riconciliatore per eccellenza, perché si è dedicato all'esercizio del sacramento della riconciliazione per poter indicare una strada al misero uomo che dal peccato poteva ritornare, incontrandosi con Dio misericordioso, alla vita di grazia. Ha saputo dire al vuoto dell'uomo che voleva essere colmato dalla grazia di Dio. Al peccatore ha saputo dire che il perdono era a sua disposizione se solo alzava lo sguardo verso Dio misericordioso. E al povero ha aperto l'orizzonte della speranza. E il povero non è solo quello sotto l'aspetto materiale. Siamo tutti noi poveri, per il fatto stesso che abbiamo bisogno di qualcosa. Se pensiamo che tutto ciò che abbiamo e tutto ciò che siamo ci è stato donato, non ce lo siamo dati da soli, noi siamo dei poveri per natura. Come è fuori posto allora l'atteggiamento del presuntuoso, dell'autosufficiente, di chi pensa di bastare a se stesso, semmai fondandosi anche sui suoi talenti umani o sulle ricchezze o sui suoi interessi se vanno bene, e ha quasi paura di incontrarsi con la misericordia di Dio, si vedrebbe spodestato. Ma quando sarà infelice la vita di quell'uomo che pensa alla sua autosufficienza, appena questo pallone si scompierà, lui scoprirà non più la povertà che è dignitosa, ma una miseria. Ebbene per lui, se toccando la miseria, anche in quel momento saprà elevare lo sguardo a colui che gli può dare la vera ricchezza. Per
permetto di raccomandare ai sacerdoti e a voi, fedeli, la riscoperta di questo grande sacramento, il sacramento della riconciliazione, quello della confessione o quello del perdono. Quanti pregiudizi devono cadere per poter scoprire questo sacramento proprio come una gioia grande per l'uomo, e quando più l'uomo è misero tanto più saprà godere, perché nella confessione, come in tutti i sacramenti, si incontrano due persone, Dio e l'uomo, si incontrano due libertà, la libertà di Dio che è libertà di amare e la libertà dell'uomo che a volte sceglie il male ma rimane sempre libero di tornare e di convertirsi. E il sacramento della riconciliazione determina una conversione, determina un cambiamento di vita, determina una vita nuova, la vita dello spirito, lo spirito di novità che è quello dell'amore, lo spirito di grazia che ci rende figli, lo spirito del perdono. Quando noi ci sentiamo perdonati, se questo perdono ce lo garantiamo e lo vogliamo invocare, è vero che per sentirci perdonati vuol dire che siamo stati peccatori, ma perdonare significa non essere più nel peccato, ma essere nell'abbraccio di Dio. È stato grande l'Eddio in questa opera di mediazione sacramentale. Dove trovava la sua forza? La trovava in Gesù Eucaristia. Ecco la sua lunga preghiera. Questa luce che illuminava chiunque si avvicinava a lui, gli veniva dalla parola. La parola di Dio, la parola del Vangelo. Papa raccomanda di vivere ogni tanto anche la domenica della parola per riscoprire questa parola che è sempre creatrice, che non può essere sostituita dalle parole degli uomini. Le parole degli uomini valgono quando riflettono la parola di Dio, ma quando la parola dell'uomo vuole prendere il posto di quella di Dio è motivo di disastro nella nostra storia. Questa sua mediazione era, dopo l'amore a Dio, l'amore ai poveri, sotto tutti gli aspetti. E lui che contemplava il Signore dell'Eucaristia, quel Padre materiale che diventava il corpo di Cristo dell'Eucaristia, ha saputo vedere il completamento di questo miracolo. Perché il pane dell'Eucaristia in lui si trasformava in un pane anche materiale da poter dare ai poveri e ai poveri. Per rimanere nel tempo della misericordia e nella imitazione del nostro beato, questa sensibilità verso i poveri sono tutti, detto, chiunque ha bisogno di qualcosa. Con il sacramento della confessione riscoprite sempre di più l'attualità delle opere di misericordia. Noi che riceviamo la misericordia di Dio con tutti i doni, ivi compreso il perdono, possiamo diventare misericordiosi verso gli altri con le opere di misericordia corporali o spirituali. Lo si farà in una maniera rapida, lo si farà per il rispetto ad ogni uomo, perché uomo. Noi cristiani vediamo un figlio di Dio, ma come sono degni di questo nome delle amministrazioni che sanno scoprire il povero verso il quale poter dare un motivo di speranza. Questo è il pensiero legato
tempo della misericordia. Qualche pensiero legato alla parola che abbiamo ascoltato. Perché la parola è Gesù che parla a noi. E lui è al centro. Lui è stato il formatore. Parla del digiuno, un precetto grande nell'antica legge, ma già nella mente del profeta il digiuno doveva interiorizzare le pratiche religiose che si compivano, perché non ha dato alla conoscenza di Dio. È vero che parla tanto di penitenza e di sacrificio. Questo fa paura a noi. Ma lo sguardo delle indine era verso la resurrezione, altro che passione, era verso la gioia vera. Ed è questo il modo con cui partecipava alle sue sofferenze, perché fino anche a morire, perché attraverso questo cammino si apriva la speranza della vita nuova. Come dobbiamo saperlo? Dare anche noi un significato ad ogni sofferenza. Tutto ciò che offriamo al Signore diventa un merito per l'ingresso nel paradiso, nella vita felice. Il Vangelo ci ha ricordato sia il battesimo di Giovanni, sia la decisione dei primi discepoli che si sono messi alla ricerca di colui che veniva dopo di Giovanni. Giovanni lo ricordiamo come il battezzatore, colui che invitava alla conversione, a dire cambiate vita, fate in modo che il vostro cuore sia rivolto a Dio e non alle cose. Il lendino possiamo chiamarlo il riconciliatore, colui che ha creduto alla parola del Signore che perdonava, e la confessione che noi chiamiamo come il prolungamento del battesimo perché ci dà la vita nuova, giorno per giorno, è diventato l'impegno privilegiato del lentino in modo tale che amasse altanto il peccatore per dirgli: se tu ti riconcili con Dio, tu esci dalla tua miseria. Lui soffriva con i peccatori, a volte soffriva per i peccatori. Sappiamo tutti delle sue penitenze, ma sappiamo anche del suo cilicio. Lui lo offrì per i peccatori, per ottenere la grazia che ogni peccatore si elevasse allo sguardo di Dio. In questa ottica, il digiuno di peccato, il digiuno di male, il digiuno di menzogna, il digiuno di presunzione, il digiuno di arroganza, che ci allontanano dagli altri e ci allontanano anche da noi. E coltiviamo il primato di Dio sulle cose. Non perdiamo queste occasioni che lo Spirito ci suggerisce. A volte sentiamo la nobiltà della presenza di Dio. Quando a volte diciamo: se io penso a Dio, chissà quante cose poi non dovrei più fare. Se sono cose buone potrei farle senz'altro. La presenza di Dio impedisce solo ciò che è male. Ecco, il digiuno di male diventa veramente una fame di Dio. Diventa una vita bella e riuscita. Eleviamoci anche noi a queste aspirazioni grandi. Se la vita dell'indigno, in quanto tale, nelle sue espressioni, può sembrare poco in
abominabile da parte nostra. Possiamo imitare il suo cuore, pieno di Dio, e ognuno che avvicinava le mani si sentiva amato e scopriva di essere amato anche da Dio. Le opere di misericordia sono tutto il bene che noi possiamo fare. A volte portiamo dolorato, lo dico perché queste espressioni fanno sempre paura. Croce, digiuno, ma dolorato. Io vi presento l'immagine dell'Assunta, voi dite che bello, la spiegazione al cielo. La donna che è stata assunta in cielo, accanto al figlio suo, la donna riuscita per eccellenza, Maria, e la donna che stava sul Calvario, dolorosa, addolorata, stava. Il Vangelo solo questo dice, non dice che faceva, né se piangeva, né stava. Questa capacità di stare, anche là dove si soffre, questo stare dove si lavora, e si lavora in nome di Dio, in nome della verità e della giustizia, questo è il segreto per meditare l'assunzione al cielo. E allora lasciamoci guidare da Maria come madre, colei che ha saputo camminare dietro a Gesù, colei che ha saputo amare il figlio e tutti i suoi figli, colei che ha saputo soffrire, è stata la donna che per prima ha contemplato il figlio risorto e la gioia della risurrezione, ha fatto dimenticare tutte le sofferenze di questa donna che stava in tremita sul Calvario. Ecco, sappiamo guardare anche noi il Signore risorto, certo il Signore crocifisso ma risorto. Se guardiamo quel volto, o ci lasciamo guardare da quel volto, la santità degli antichi, pur in forma diversa, può diventare la santità di ognuno di noi. Signore sia la nostra forza, andate in pace. Grazie a Dio.